Ciao a tutti piantofili, benvenuti ad un nuovo video. Oggi, dopo tanto tempo, ritorno sulla scena e vi porto un altro piccolo video. Ho pensato che per farmi perdonare, avrei dovuto creare qualcosa di un attimino diverso dagli ultimi video che ho fatto. Magari, un video meno esplicativo e, più personale, se così si può dire. Infatti voglio farvi vedere le mie piantine, farvi fare un piccolo tour dello scaffale che tengo in camera e che praticamente raccoglie tutte le piantine che possiedo durante i mesi invernali, in cui purtroppo non possono stare sul balcone a prendere quel bel sole che tanto gli piace. Bene, senza aspettare altro tempo, partiamo con questo tour e direi di partire dall'alto. Prima di cominciare, piantofili, come sempre, se siete interessati a video di questo tipo, mettete mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi alla pagina per restare sempre informati su quando carico nuovi contenuti. Questo è il primo scaffale, il piano più alto, in cui tengo le piante un pochino più grandi e quelle che magari hanno bisogno di un pochino più di sole. Praticamente qui davanti ho la pilea. Piccolina che adesso sta un attimo subendo i mesi invernali, ma spero si riprenda presto. Ha perso qualche foglia, si è allungata un tantino, però diciamo che lo ritengo più un fattore dovuto alla crescita che dovuto a una mancanza di sole e di luce. Qui c'è un piccolo bonsai, un piccolo olmo che mi è stato regalato perché questa persona aveva problemi di spazio. Provo a farvelo vedere tutto. Eccolo. Come vedete è un po' disordinato, un po' per via del fatto che cambiando ambiente quest'estate ha perso tantissime foglie, poi ne ha perse altre durante diciamo i primi mesi invernali in cui riceveva pochissima luce perché si trovava lì sopra. Comunque, come potete vedere, adesso sta esplodendo praticamente, ci sono gemme ovunque e spero appunto di riuscire anche nei prossimi mesi a dargli una bella potata e una bella raddrizzata. Tra l'altro vi faccio anche notare il fatto che non è un vero e proprio bonsai, nel senso che come vedete è un tronco che è stato praticamente potato in questo punto qua e di conseguenza si è sviluppato come bonsai. Qui dietro ci sono due Cereus, o almeno quello a sinistra è sicuramente un Cereus azureus, e quello di destra effettivamente potrebbe essere un Euphorbia, anche se non credo proprio. Se conoscete il nome, mettetelo nei commenti, per favore. E dietro c'è un mio nuovo acquisto, è una Echeveria, secondo me è bellissima, ha dei colori straordinari che vanno praticamente dal blu violetto, una sorta di indaco, a un verde, verde acqua, verde oltremare che non lo so, penso sia una poesia in sé. Questa è un'altra Euphorbia, questa cosa lunga di cui non conosco il nome. Tra l'altro mi dispiace non essere riuscito a mettergli delle pietre, che è qualcosa che mi piace sempre fare quando devo travasare delle piante grasse. Diciamo che ho in mente anche di potarlo perché ho visto delle foto su internet in cui praticamente la stessa tipologia di pianta veniva tagliata più o meno a metà del fusto e gettava delle ramificazioni laterali, diventando un attimino più tipo Euphorbia candelabrum, non so se avete presente, comunque sono quelle Euphorbie che anche al sud Italia diventano degli alberi e hanno un tronco principale e poi tante ramificazioni. Questa è l'orchidea che ho utilizzato per il video su come curare le orchidee. Tra l'altro, se la vedete un po' spenta, un po' ribaltata, è perché poi, dopo aver girato il video, ho scoperto che effettivamente qui alla base c'era un principio di marciume. Non so se vedete che è un po' nero, le radici sono tutte morte, tutte avvizzite. Ecco, quindi non stava benissimo. Adesso sembra che si stia riprendendo
Complice anche il fatto che nelle ultime giornate c'è stato anche abbastanza sole, quindi le foglie sono diventate un attimino più chiare e tra l'altro mi sta regalando una nuova radice, non so se riuscite a vederla. Quindi dai, mi fa ben sperare per il futuro. Ok, siamo tornati in questa visualizzazione perché voglio farvi vedere le piantine un attimino meglio e magari parlarvi un po' anche della mia esperienza nel curarle e anche da un punto di vista dei terrici che ho scelto, perché poi comunque c'è stata un'evoluzione anche in questo. Quindi partiamo subito da quella che forse è una delle più interessanti. Questo è un Tephrocactus coenricianus, o almeno credo che lo sia, anche perché di questi, della famiglia diciamo dei Tephrocactus, esistono anche varie ibridazioni come di tante piante grasse. È una pianta che mi si è sviluppata molto da quando la possiedo, infatti tutte queste nuove puntine, cioè diciamo tutte queste, questi nuovi... tutta questa crescita nuova è abbastanza recente. È una pianta che faccio fatica anche a capire perché questa pallina centrale mi sembra che stia perdendo un po' del suo vigore, come anche questa parte di crescita nuova. Quindi è una pianta che faccio un po' fatica ad interpretare, anche perché le ultime volte che l'ho innaffiata non ha reagito benissimo. Quindi non lo so, voglio aspettare la fine dell'inverno. Qui ho due eceverie, una eceveria Lola e una eceveria Perl von Nürnberg o Perla di Norimberga, che purtroppo l'anno scorso mi si sono bruciate, cioè in realtà prima si sono allungate molto, poi le ho schiaffate fondamentalmente in questo vaso che mi sembrava giusto per non buttarle fondamentalmente. E sono cresciute tanto. Purtroppo poi le ho spostate senza accorgermi che la posizione era un attimino troppo soleggiata, quindi hanno un po' sofferto e adesso sto aspettando la primavera per poterle tagliare e rinvasare in modo da avere delle piante un attimino più ordinate. Però si sono sviluppate tanto e questa è una cosa che tutto sommato mi fa molto piacere. Qui ho un piccolo Adromiscus, è una varietà che se non erro si chiama Adromiscus gracilis ed è una varietà variegata. E adesso ve lo faccio vedere più da vicino magari. Non so se riuscite a vedere perché la luce è un po' strana. Comunque c'è un po' di variegatura qui sulla foglia, un altro po' qui. Anche questa si è sviluppata tanto perché era una piantina, proprio una di quelle paperotte da 1,50 € che si trovano al vivaio. È una pianta che mi piace molto perché tende a riempire proprio il vaso finché non è stracolmo ed è molto soddisfacente anche alla vista. Per adesso l'ho sistemata qui dentro perché voglio che le radici si sviluppino un pochino di più prima di darle un vaso, diciamo, bello. Voglio che acquisti un pochino più di vigore. Quindi sì, bellissima, consigliatissima. Tra l'altro in questa posizione, essendo abbastanza soleggiata, non si è neanche allungata di un pochino, e ha richiesto anche abbastanza acqua. Tra l'altro, un tempo seguivo uno youtuber inglese che praticamente utilizzava al posto della perlite questo mix per la lettiera che lui mischiava con il terriccio e mannaggia me che ho provato a fare la stessa cosa pensando di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di non visto e purtroppo quel mix che ho comprato io aveva l'effetto di, non lo so, anticipo che non possiedo gatti, quindi non so come reagisce la lettiera per gatti ai liquidi.
Io mi sono fidato e dopo le prime innaffiature delle piante in questo nuovo mix, in questo nuovo substrato, mi sono accorto che era fondamentalmente diventato colla, cioè le radici morivano fondamentalmente, perché ovviamente il terriccio non era ben arieggiato e non era neanche leggero come questo genere di piante vorrebbero. Andando avanti, qui ho un aloe, è un aloe aculeata, cioè una varietà, come vedete ha tutti dei dentini, e mi ricorda molto la pianta che c'è in Super Mario Bros, che in realtà dovrebbe essere tipo una pianta carnivora, no? Però avendo questa forma me la ricorda molto, e anche questa... Questa ad esempio è stata messa in un bel vasino di terracotta con delle belle pietruzze e ha un colore molto bello secondo me, e anche questa ho molto paura di farla morire perché è una cosa che tendo veramente a fare con le aloe, infatti non l'ho mai innaffiata questo inverno e sta resistendo, quindi questa è una cosa molto buona. Questa è una Aorphia limifolia spiralis, infatti provo a farvela vedere senza far cadere il terriccio, non so se vedete che le foglie si aprono tutte a spirale, secondo me è una pianta molto, molto di impatto, molto impressionante e mi piace veramente tanto. Perché mi ricorda una versione, diciamo, che si può tenere in casa della aloe polifilla, che invece è quell'aloe che ha lo stesso pattern delle foglie che si aprono praticamente a raggiera, solo che diventa enorme e quindi non si può tenere. Però è una pianta che mi è sempre piaciuta tanto, l'ho comprata l'anno scorso e purtroppo l'ho inserita in un vaso che non le è piaciuto, quindi non ha sviluppato delle gran radici e me ne sono accorto quest'anno all'inizio dell'inverno, che dovrebbe essere l'inizio del periodo di sviluppo, infatti ha cercato di fiorire ma i fiori si sono seccati subito, cioè, questo è un fiore, cioè quello che rimane di un fiore, e non ho ricontrollato le radici ma l'ho inserita temporaneamente in questo vasettino nero che si usa tipo per far germinare i semi di pomodoro, quindi per adesso è qui dentro.